Una partita al cardiopalma, possiamo dire vietata ai deboli di cuore, ma l'Aquila ha dimostrato, di saper lottare su ogni pallone non mollando mai la presa. Assolutamente, noi il primo tempo siamo scesi praticamente all'inferno. Il Termoli si è dimostrato una squadra molto ostica, ma questo noi lo sapevamo perché comunque sia qui in questo campionato non c'è squadra materasso, sinceramente, anzi sono tutte squadre molto attrezzate. Però va dato atto e fatto i complimenti al mister e ai ragazzi che il secondo tempo hanno fatto una partita incredibile. Al di là dei gol fatti, che sono stati belli, importanti, le due traverse prese, l'impatto dei nuovi acquisti, i giocatori comunque sia che fanno già parte della rosa, hanno dato veramente tutto il cuore. Questa è una vittoria che vale veramente 6 punti, non 3 punti. Ovviamente a microfoni e telecamere spente mi diceva non è il caso mai di guardare la classifica perché manca un intero girone o quasi, però il risultato di oggi è arrivato nel momento migliore, nel senso che guardando gli incroci delle altre partite bisognava necessariamente ottenere la vittoria, non solo perché si giocava in casa contro una formazione che è in basso in classifica. Ma assolutamente perché, ripeto, noi stiamo ragionando partita per partita e la dimostrazione è proprio oggi che tu devi giocare la partita, non puoi star a pensare perché giochi con una squadra che è più bassa in classifica, i 3 punti sono fatti. Quindi, la cosa importante è che continuiamo avanti con questa mentalità. Sicuramente il risultato del primo tempo ci dava una mazzata incredibile. Questi 3 punti sono fondamentali perché grazie al gioco degli incroci, come dicevi tu Lorenzo, noi piano piano rosicchiamo punti lì davanti e dobbiamo pensare esclusivamente a questo. Poi, come ho detto, ragioniamo ora, neanche settimana per settimana, perché tra 3 giorni si va a Notaresco, che è un'altra partita incredibilmente difficile. Però questa deve essere la mentalità e soprattutto la squadra deve mettere quell'adrenalina cattiva, quella voglia di vincere come è stato nel secondo tempo. Ai metri di solito chiedo il menù. A te che hai l'ingrato compito del mercato come direttore sportivo, chiedo se nel menù dell'Aquila, nell'elenco, c'è qualche altro colpo da mettere a segno perché la gara di oggi appunto ha certificato che forse con uno o due piccoli aggiustamenti si può sognare in grande. Allora, sicuramente, ripeto, ci sono ancora 4 giorni di mercato e noi dobbiamo sfruttare questi 4 giorni di mercato. Ovviamente, com'è nel mio stile, ma quello della società, nomi non ne facciamo. Però è chiaro che fino all'ultimo minuto o del 22 noi cercheremo di migliorare ulteriormente questa rosa. Non fate nomi, direttore, ma almeno i settori da andare un po' a compensare li possiamo elencare. Ma guardate, i settori poi comunque sia escono fuori dall'estero del mister, quindi dove il mister ci chiede noi dobbiamo andarlo ad accontentare. Questa è la nostra politica, la nostra filosofia.